Siamo a Cortona, terra di grandi tradizioni, terra di etruschi. Ho ricercato nella zona i piccoli ma valentissimi artigiani locali per riuscire a riprodurre e a far rivivere questi oggetti etruschi. Io ho sempre creduto che ci fosse una differenza sostanziale tra il piccolo souvenir creato in massa, creato quindi da nessuno, senza anima, e invece l'oggetto creato artigianalmente da un uomo, da un artigiano che infonde la sua anima, il suo cuore attraverso le sue mani, attraverso la sua conoscenza della materia, attraverso la tradizione. Sono stata scelta dal Museo di Cortona in svariate occasioni per collaborare a delle esposizioni temporanee che sono state fatte nel corso degli anni. Un'altra grande tradizione toscana è quella delle telerie. I cotoni e i lini e i disegni che sono nati sotto i Medici durante il Medioevo, che sono diventati poi famosi in tutto il mondo. Anche in questo caso mi avvalgo della collaborazione di un piccolissimo laboratorio artigianale che sta a metà strada tra Cortona e Siena. Siamo riusciti a combinare la bellezza e la riproduzione di questi antichi motivi con la possibilità di poterli riutilizzare, di poterne godere anche in un contesto moderno, in una casa moderna.